Sottoblino numero 3559 c'è una storia molto interessante a carattere scientifico. Protagonisti sono Nona Papera e Archimede. Sto parlando dello Sciame Vagante di Marco Bosco e Giampaolo Soldati, in cui il buon Archimede, per risolvere un problema di Nonna Papera, idea uno sciame di api robotiche. Il motivo è che gli insetti impollinatori, in particolare le api, stanno diminuendo. Sono molto importanti, la loro presenza è molto importante non solo per l'ambiente naturale, ma anche per gli agricoltori. E questo, purtroppo, mi viene da dire, è il motivo per cui ci si sta interessando al problema. Infatti ci sono alcuni istituti nel mondo, in particolare negli Stati Uniti, che si stanno interessando all'ideazione di sciami impollinatori robotici, quantomeno non magari proprio a questo punto, per intanto cercare di capire come funzionano gli sciami robotici. E qui, prima ancora di scendere un pochino più nel dettaglio scientifico, datemi la possibilità di dire qualcosa che apparentemente di scientifico ha poco e che in realtà è un pochino più ecologista, quindi in realtà è ancora esso stesso scientifico, ma va bene. È veramente sconfortante che per cercare di risolvere un problema che abbiamo creato noi, la diminuzione degli insetti impollinatori a causa di disboscamenti, terreni coltivati e inquinamento, la nostra migliore soluzione non è quella di cercare di capire come ridurre il problema e quindi poter aumentare la popolazione degli insetti, perché questa in realtà, diciamolo, sarebbe un'operazione a lungo termine, ma cercare invece di utilizzare le tecnologie, in questo caso la tecnologia robotica, per trovare una supplente, letteralmente un supplente, a un sistema presente in natura. E in questo caso per natura non intendo sicuramente le necessità dei contadini, come ovviamente apparso nella storia di Nonna Papera. Non me ne vogliono Nonna Papera. Per contro, però, si potrebbe anche pensare che il fatto di essere costretti a pensare a una soluzione tecnologica vuol dire che in qualche modo siamo vicinissimi a una situazione di irrecuperabilità o irreversibilità. Probabilmente molti conoscono la famosa affermazione attribuita ad Albert Einstein, e magari in futuro potrei dedicare un video alle affermazioni attribuite ad Albert Einstein, secondo cui la scomparsa delle api sarebbe il preludio all'estinzione della razza umana sul pianeta. Al di là di chi sia effettivamente la persona che ha raccontato questo fatto, beh, in realtà dietro di esso c'è un messaggio molto più profondo che è legato a quanto tutti gli elementi del pianeta che noi abitiamo, del pianeta che noi viviamo, siano interconnessi, legati uno all'altro, e come un problema in un qualunque punto rischia di diventare un problema per un qualunque altro soggetto del pianeta. In un certo senso la stessa matematica, non la fisica come si suggerisce nell'articolo, ma la matematica dei sistemi complessi, in qualche modo ci fa capire qualcosa del genere. In effetti la matematica alla base di questa robotica da insetti, diciamo così, è la matematica alla base degli cosiddetti automi cellulari. Il più famoso automa cellulare è il gioco della vita di Conway, vi invito ad approfondire, probabilmente vi lascerò a proposito anche un link in descrizione. Di fatto nel gioco della vita di Conway ciascun elemento, ciascun automa cellulare ha delle poche istruzioni, un numero minimo, 2, 3, non di più. E in generale qualunque altro automa cellulare ha un numero minimo e limitato di istruzioni. E queste istruzioni gli dicono come comportarsi nell'ambiente a seconda degli stimoli esterni, che fondamentalmente, come si pensa, che potrebbero, diciamo così, funzionare gli insetti sia singolarmente sia presi in sciame. Ed è interessante come, a partire appunto da queste poche istruzioni, emergano all'interno degli automi cellulari molto spesso, quando gli si lascia andare per lunghi periodi, dei sistemi di ordine che spesso si ripetono periodicamente.
Quindi alla fine la matematica risulta ancora una volta fondamentale per cercare di comprendere il mondo, come chiave per comprendere il mondo, in particolare per avere un'idea di molti comportamenti collettivi. Siamo arrivati alla fine di questo video, che è stato breve, che ha parlato un po' di ecologia, un po' di robotica e un po' di matematica, e che spero vi abbia fornito degli spunti di approfondimento interessanti, non solo dal punto di vista tecnologico e matematico, ma anche e soprattutto dal punto di vista della nostra presenza su questo pianeta, che è l'unico pianeta che abbiamo. Dimentichiamoci adesso questa piccola, un po' inquietante chiusura, e vi invito, come sempre, a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video realizzati, inclusi ovviamente quelli di questa serie di Disney Comics e Science. Saluti a tutti!